attraverso l'associazione della rappresentante della Libia a Bruxelles. E allora abbiamo tutti i 27 paesi membri rappresentati, no? Quelli che non hanno visto spesso per venire alle nostre riunioni sono proprio i paesi dell'est e hanno difficoltà enormi pure a collegarsi via Skype. Per dire, abbiamo anche presidenti donne di comitati della Lettonia, Lituania, Estonia, tutti con molte difficoltà, quindi è Repubblica sulla carta, diciamo, ma per i diritti umani sempre difficoltà enormi, quindi è una verità vissuta, per cui ce l'ho detto perché la viviamo ogni volta che ci riuniamo. Grazie. Capisco, grazie. Ma difficile trovare delle conclusioni per un'appassionata discussione su un libro così appassionato. C'è un amico che ci chiede di poter uscire di qui con in mente perlomeno una proposta concreta sul piano pratico. Beh, sulla base di quello che abbiamo detto, io la proposta concreta ce l'ho. A mio giudizio, l'Europa nel mondo, l'Europa rispetto a se stessa, l'Italia in Europa, hanno una proposizione principale. Forse non ci piace l'espressione dittatura europea, ma l'espressione dittatura tecnocratica non è esagerata. Qual è l'elemento attorno alla quale la si è creata? Sono tanti, e lei descrive l'antropologa benissimo, ma io direi che l'Europa deve avere una propria banca. La BCE deve diventare una vera banca, altrimenti l'euro non ha alcun senso. Vuol dire una vera banca quello che è la Federal Reserve in America, il prestatore di ultima istanza. Da questo punto di vista la mia interpretazione è un po' diversa da quella dell'autrice, perché a un certo punto nella sua ricostruzione Draghi viene portato al vertice della BCE e gli italiani si fanno avvindolare. Può darsi che sia così. Io invece però ho sempre pensato, infatti dissi a Berlusconi, avevo capito che ormai la crisi, i rapporti con Tremonti erano finiti, quelli con Monti già erano sull'altro telefonino, eccetera, eccetera. Disse: no, presidente, tu stasera devi fare una lettera aperta al presidente Draghi, dicendogli tutti i vari insediati in quel posto, tu sei un authority dell'Europa, però io, non perché sono italiano, ma perché sono quello che ha guidato la maggioranza per te, ti ricordo che tu devi essere una vera banca, non un authority al servizio lobbistico dell'equilibrio tecnocratico del governo. Vabbè, però diventa, no? Diventa potere politico, scusa un attimo. Se Draghi, facciamo stare a chi piace Draghi e a chi non piace, io non lo so, non lo fare. Se uno che sta al vertice della BCE è un tecnocrate e non un politico, vuol dire che è un cialtrone, così come io non accetto che il presidente Monti, se entra nell'aula del Parlamento, dica: io sono un tecnico. Quando? Dove sei? La Costituzione. Tu sei, cioè, noi dobbiamo restaurare e credere in alcuni valori costituzionali. Se noi non ci crediamo, perché dice: allora però sono d'accordo, però allora invece di Draghi deve essere un altro, eccetera, eccetera. Vabbè, che se è covecchia, poi si vede. Ma se poi una proposta concreta per uscire dall'imbroglio, l'unica è questa. Voglio uscire dall'imbroglio anche sul piano dell'isla. Attenzione, nessuno di noi è anti-islamico, però non si può negare che l'Islam
religione che era all'avanguardia della modernità, i numeri, i logaritmi, gli occhiali, tutte queste cose, è andata in crisi di fronte al problema della politica, dello Stato. C'è un islamismo di un tale fondamentalismo per cui tu non puoi negare che l'arma più forte dell'arma atomica, cioè l'omicidio-suicidio, l'essere umano come strumento di morte, è legata all'islamismo. Dov'è che noi abbiamo ceduto all'islamismo? Non sul piano del diritto all'immigrazione, dove si può discutere. Abbiamo ceduto sulla nostra viltà negli organismi internazionali. È lì che ha vinto il politicolli corretto. Ma voi vi siete dimenticati quando tutta Europa ha votato a favore di una mozione alle Nazioni Unite che diceva che il dottor Leon Klinghoffer era morto di infarto e che la morte e la moglie è una nota pazza. Voi vi siete dimenticati quando noi, in nome della rafatizzazione della questione palestinese, abbiamo accettato che il sionismo venisse condannato come una forma di razzismo. Quando noi, dove sono stati gli episodi ignobili dell'ultimo periodo? Il presidente Obama può benissimo aprire le primavere arabe, può benissimo aprire all'Iran, discorso del Cairo del 2009, ma che bisogno c'è di presentarsi con lo sceicco Tantawi, l'autore e il traduttore dell'opera Omnia di Goebbels e il più noto degli antisemiti, poi è morto, poi il fratello della Torah. Allora questo è il punto. C'è un cedimento della comunità internazionale. Quando dice le vignette, che sbaglio, che errore. Benissimo. Le vignette tante volte sono un errore, tante volte sono controproducenti. Ma io c'ero nella delegazione italiana a Vienna nel 2006, sulla base della inopportunità delle vignette sostenute dall'ultimo occidentale, noi consentimmo che si presentò una mozione da parte dei paesi osservatori in cui si diceva che la regina di Danimarca, come è noto, faceva colazione la mattina in breakfast con sangue musulmano. Mi mandai a sedere vicino alla delegazione danese e ovviamente questa roba non la votai. Dico per dire con grande eleganza, e l'ambasciatore del Bosco dice la solitudine. Alla solitudine un'ora gli uomini e le donne liberi. Se questa solitudine, questa libertà viene affrontata con tanta forza, con tanta energia come si fa in questo libro, non però che sia sola o poco accompagnata, mi compiaccio che il senso della libertà l'ha portata a sfidare o a compiere. Grazie. Soltanto un paio di battute. Quello che mi ha colpito è l'ultimo intervento di Linda Maglie, quando ha parlato dell'assenza di passione. E io credo che sia questo il problema centrale, il recupero della passione. E il recupero della passione è difficile, perché la Banca Centrale Europea non può suscitare passione. Eh sì, perché ce lo dobbiamo dire con grande franchezza, l'Europa della Merkel non può suscitare passione. Un'Europa burocratica non può suscitare passione. La passione la possono sollevare dei grandi valori, delle grandi fedi. Noi la passione e la fede per la religione cattolica l'abbiamo persa, il paese è scristianizzato e non siamo in condizioni di poter recuperare, forse non è neppure possibile più recuperare. Il vantaggio dell'Islam è questo rispetto a noi, ma che passione possiamo allora andare a recuperare? Noi, visto che la passione per l'Europa non ce la fanno nascere perché ci danno soltanto un'Europa burocratica e del denaro.
che non suscita passioni, suscita interessi, che sono altrettanto importanti ma non solo passioni. Forse soltanto per la Roma e per la Lazio, domani ci sarà il derby, quella è una passione autentica, ma non credo che quella basi. Anche quella per il Napoli. Anche quella per il Napoli. Ma non credo che quelle bastino come passione. Allora io credo che noi dobbiamo recuperare la passione per noi stessi. Cioè noi non siamo figli di un popolo e di un paese, di una storia marginale. A noi è capitato di essere l'espressione e il risultato di una storia e di una cultura che ha fatto l'Occidente. E allora dobbiamo superare un po' i vecchi complessi di inferiorità che ci siamo portati appresso da tanti anni a questa parte e senza, attenzione, sostituire i complessi di inferiorità con assurde pretese di superiorità che non esistono, però avere la consapevolezza che la nostra identità, che è fatta di cultura, di tradizione e di storia, può essere uno strumento al servizio non soltanto dell'Europa, non soltanto dell'Occidente, ma dello stesso pianeta. Questa deve essere una grande passione. Una grande passione per la nostra identità. Io credo che valga la pena battersi per questo e credo anche però, credo che chi si batte per questo sia costretto e sia condannato al momentaneo isolamento, momentaneo. Momentaneo, perché tanto si arriverà fatalmente a questo punto. Ci dobbiamo ribattere per la nostra identità. Grazie. Innanzitutto voglio ringraziare tutti quelli che hanno partecipato a questo dibattito così interessante ed anche molto articolato. Ognuno ha espresso la propria opinione su argomenti che sono attuali. La crisi che stiamo attraversando la conosciamo tutti. E il problema, e se ho capito bene, è proprio quello del potere economico che è anteposto al potere politico. Il potere politico è subordinato e suddito del potere economico. Un esempio per dire come si paga un prezzo per questo potere economico che nel mondo è anche vicino compagna, che vuol dire abbiamo la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. I diritti dell'uomo è in crisi profonda, 140.000 processi che non possono essere risolti, decisi, perché manca il personale, mancano le risorse. Allora per tamponare questa impossibilità di poter soddisfare le richieste dei diritti dei cittadini hanno fatto dei sentieri particolari, hanno detto prima di tutto i diritti fondamentali, quindi noi decideremo dei diritti fondamentali. E poi si parlerà dei diritti secondari, economici, sociali. E poi quello di non motivare le sentenze. E quindi non motivandole non si sa perché hanno tutelato un diritto contro un abuso. Sarà dello Stato, sarà di altro. Che cos'è potere economico? Che non dà le risorse, quindi non dà il personale, non dà questo. Quindi, primo, la Corte Internazionale Penale. Un altro punto. Decide chi? Il potere economico, perché il potere economico blocca questa nella sua attività. E allora chi ha approvato e bene i diritti dell'uomo universali, i diritti dell'uomo attestati sempre fino al trattato di Lisbona e così via, ma che sia nel mondo come si attuano, come si realizzano? Tutti sappiamo quante volte vengono violati, ma non soltanto i diritti fondamentali, il diritto alla vita, la libertà, la dignità dell'uomo, anche quotidianamente. Qui c'è l'analisi della professoressa Ida Maggi, che io apprezzo sotto un aspetto, ma da per quello che ha detto, quando tutti avete chiesto come c'era, ha detto poche parole, proprio mi è piaciuto moltissimo in questo. Non è che ha difeso un integralismo delle affermazioni fatte nel suo libro, ma ha detto io sono aperta, parliamone, ecco la provocazione. E allora io sono europeista,
però accetto anche la provocazione, perché per essere europeisti e per veramente guardare all'universalizzazione dei diritti dell'uomo, allora bisogna avere questa coscienza di rispettare l'altro. Quindi la mia libertà finisce dove inizia la libertà degli altri, e io difendo fino alla morte la libertà di dire dell'altro, è vero, anche se è difforme da quello che io affermo. Questo, allora potremmo parlare a lungo, apprezzando tutti gli interlocutori, diciamo, che hanno detto la loro parola, e sono pronto ad aprire, ecco, nuovi incontri su questo argomento, che veramente è centrale sul piano della tutela e della promozione dei diritti dell'uomo, in questo caso è anche sul piano della perché io sono pericolosa, mi piace il pericolo. E perché dico questo? Perché è antropologa per me, e diciamo centra il nucleo sostanziale del problema. E a crisi profonda mancano gli uomini, manca cioè l'uomo che abbia la forza, abbia conquistato quelle forze, quelle virtù per potersi porre a capo di una comunità e per gestirla, comunità locale, comunità nazionale, internazionale. Quindi costruire un uomo che non è un uomo che è un microcosmo, è un microcosmo dove c'è l'interesse economico dello stomaco che dice: io devo mangiare, fammi mangiare, c'è quello delle braccia, io lavoro, tu datemi da mangiare. E chi gestisce questo interesse economico dello stomaco, della pancia, di altre, se non il cervello? Cioè la priorità della politica sul potere economico. Quindi non priorità dell'economia, ma di un uomo il quale sappia gestire anche, tenendo conto dell'importanza enorme dell'economia, non sottovalutare né cercando di eliminarla, distruggerla, non comprendendo l'importanza delle veloce stesse, come è capitato molte volte per la Fiat ai tempi, mi ricordo, quando si facevano le automobili, le autostrade in 9 ore, in poche ore, 7 ore, 5 ore da Milano a e poi per entrare a Napoli ci volevano 10 ore, quindi perché gestito male? Ecco, un esempio. Allora, grazie ancora per l'ottimo dibattito che c'è stato, spero di averla ancora nel nostro paese. Arrivederci, piacere, arrivederci.